Che cosa dovrebbe fare il governo per gli artigiani? Beh, il governo per queste imprese, che è la piccola e media impresa, che è quella che traina l'economia di questo paese da sempre e che oggi invece si trova realmente in difficoltà, noi chiediamo al governo innanzitutto di convocare le associazioni, di convocare l'economia reale e di non parlare solo ed esclusivamente col mondo della finanza, perché questa è l'economia reale, questo è il paese vero, un paese che sta morendo e una risposta che da parte del governo di centrosinistra non sono state date. Queste sono le imprese, i lavoratori che sono stati tartassati, ma sono quelli che hanno fatto girare il paese, che hanno creato sviluppo in questo paese per tanti anni. E noi oggi siamo qua a sostenere la loro protesta perché crediamo in quello che dicono. Gianmarco Centinaio, di che cosa c'è bisogno per le imprese artigiane? Beh, sicuramente c'è bisogno di far ripartire immediatamente l'economia, c'è bisogno di un governo che mantenga le promesse, c'è bisogno che da parte della politica si faccia ripartire tutta questa spina dorsale della nostra nazione. Tantissime imprese, tantissimi negozi, artigiani, commercianti che sono qui oggi, sono qui perché vogliono dire basta, ne abbiamo piene le scatole, di essere tassati e di non avere diritti. E quindi noi come Lega Nord siamo al loro fianco perché da sempre, sin da quando siamo nati, abbiamo sempre detto che chi investe del proprio deve essere aiutato, rispettato e in questo momento il governo non lo rispetta.